Buonasera a tutti. Vi abbiamo raccontato come aprire correttamente una bottiglia di vino. Ora vogliamo entrare nel particolare di due dettagli, secondo noi molto molto importanti: come tagliare la capsula della nostra bottiglia di vino e come inserire il verme del nostro cavatappi all'interno del tappo di sughero. Innanzitutto apriamo il coltellino del nostro cavatappi, dopodiché dobbiamo andare a incidere non nel primo gradino ma nel secondo gradino della nostra bottiglia, partendo da ore 9, e con l'ausilio della punta del nostro coltellino incidiamo la capsula fino ad arrivare a ore 3. Dopodiché gireremo il nostro cavatappi, con il pollice andremo a schiacciare il taglierino, ripartiremo da ore 3 e incideremo fino ad ore 9. E quindi, dopo aver inciso la capsula, con una leggerissima pressione qui davanti, verrà via molto semplicemente. Chiudiamo come si inserisce il verme del nostro cavatappi all'interno del nostro tappo di sughero. Come vedete, ha una punta rivolta verso l'alto, quindi noi questa punta rivolta verso l'alto andremo ad appoggiarla nel centro, faremo una pressione verso il basso, dopodiché inseriremo la punta e contestualmente daremo un mezzo giro al nostro cavatappi. Andremo a girare fino a lasciare l'ultimo giro fuori dal tappo e poi potremo andare a estrarlo molto semplicemente con questo cavatappi a doppia leva. Come potete vedere, sarà un primo passaggio di questo tipo e un secondo passaggio di questo tipo. Mi raccomando, abbiate cura di tenere la mano così ferma in modo che questo cavatappi non scappi e vi crei del dolore. Un'annusata al tappo di sughero, perché voi sapete, come abbiamo spiegato nella puntata del odore di tappo, che se il vino è difettato lo sentiremo già dal sughero. E grazie a tutti di aver seguito questo video, dove Christian non è presente perché è al di là della telecamera e forse vuole intervenire. No. Dai, di qualcosa, la Christian. Vabbè, dai, allora ti rubo la scena. Seguite i nostri video, commentateli e domandate, anche perché questo video è nato proprio dalle vostre domande e dalle vostre curiosità. Grazie a tutti, seguiteci e a presto su WineFlix.